Salve a tutti, gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento dei I Conti Non Tornano, un programma nato dalla collaborazione tra l'associazione MMT Italia, il portale di informazione indipendente come donchisciotte.org e l'associazione La Genesi, che ringraziamo per la messa in onda su Lombardia TV. Io sono Massimo Antonino Cascone, caporedattore e giornalista di comedonchisciotte.org. E ovviamente in mia compagnia c'è Sonia Milone. Ciao Sonia. Ciao Massimo, un saluto a tutti i nostri spettatori. Oggi è con noi il professor Daniele Trabucco, costituzionalista, che ci aiuterà a confrontare il modello economico e giuridico della Costituzione italiana con il modello dell'Unione Europea. Ma prima di tutto, lanciamo il servizio di puntata. Democrazia, dal greco antico demos, popolo, e kratos, potere. È il governo del popolo. Anche Platone e Aristotele pensavano ad un governo misto. Antidoto a pericolose forme autoritarie, dove il potere, vale a dire la ricchezza, è concentrata in poche mani. E quindi la povertà diffusa all'intera società. Democrazia, governo del popolo, significa separazione dei poteri. Per il barone Montesquieu ciò è garanzia di libertà. Il diritto di fare tutto quello che le leggi permettono. Oggi ciò è la base delle nostre costituzioni. In democrazia il popolo elegge i propri rappresentanti in Parlamento. Essi detengono il monopolio dell'iniziativa legislativa. Scrivono le leggi che il governo attua e che la magistratura applica in nome del popolo. E nell'Unione Europea? Il popolo elegge i propri rappresentanti. Ma il Parlamento, assieme al Consiglio dell'Unione Europea, adotta e adatta le proposte legislative della Commissione europea. Quindi è la Commissione che detiene il monopolio dell'iniziativa legislativa. Un atto legislativo dell'Unione europea può essere adottato solo su proposta della Commissione. La Commissione europea è anche il potere esecutivo dell'Unione europea. Ha il potere di applicare le leggi ed è politicamente indipendente. I suoi 28 componenti non sono eletti direttamente dal popolo, ma sono nominati su proposta degli Stati membri, da cui non accettano alcun tipo di istruzione o indicazione. È la Commissione che autorizza la legge di bilancio di ciascuno Stato, prima che essa arrivi al voto nel proprio Parlamento nazionale. È la Commissione che negozia gli accordi internazionali per conto dell'Unione Europea. È la Commissione che, assieme alla Corte di Giustizia, garantisce che il diritto comunitario sia correttamente applicato in tutti i Paesi membri. È quindi evidente come la Commissione sia un superorgano composto da persone che non rappresentano direttamente i popoli europei. Una istituzione che concentra in sé i poteri legislativo, esecutivo e di controllo. Anche senza scomodare di nuovo Platone, Aristotele e Montesquieu, pensiamoci un attimo. L'Unione Europea è una democrazia? È il governo del popolo? Ricordiamo che questo video è stato girato prima della Brexit. Ciao Daniele, benvenuto ai Conti Non Tornano. Senti, Grazie. rispondiamo alla domanda finale. Grazie a te. Rispondiamo alla domanda finale del video. L'Europa è una democrazia?
Beh, è una domanda importante questa, però alla luce del video che voi avete mandato in onda, peraltro molto ben fatto ed esplicativo, noi dobbiamo rispondere in maniera negativa. L'Europa, l'Unione Europea è una democrazia? Purtroppo no, perché la democrazia presuppone che ci sia sempre un controllo, a volte diretto o a volte indiretto, da parte del corpo elettorale, quindi da parte di quella frazione del popolo che è rappresentata dai cittadini e dagli elettori, sulle scelte degli organi. In alcuni casi questo avviene in maniera diretta, in altri casi avviene in maniera indiretta. Nel caso purtroppo dell'Unione Europea, noi abbiamo l'unico organo che è eletto a suffragio universale e diretto ogni 5 anni dal corpo elettorale, che è il Parlamento europeo, però su tutti gli altri organi, prima ci si è soffermati molto sulla Commissione europea, questo controllo da parte dei cittadini non è né diretto né indiretto. E questo corrisponde del resto a quella esigenza dell'Unione europea di essere funzionale a un certo tipo di ideologia, poi lo spiegheremo meglio, nel proseguio di questa chiacchierata, cioè l'ideologia neoliberista. E quindi l'Unione Europea si configura come una vera e propria tecnocrazia che ha come scopo quello di garantire la stabilità dei mercati e in particolare dei mercati finanziari. E quindi capiamo che la logica dell'Unione Europea non è una logica a favore dei popoli europei, non è nemmeno una logica che cerca di realizzare quei modelli previsti dalle costituzioni nazionali, quei modelli di welfare states, cioè di stato di benessere, di stato sociale di diritto. Ma appunto l'Unione Europea ha imposto, attraverso la sua potenza tecnocratica, un modello finanziario che mette al centro, purtroppo, non la persona, ma il mercato. E questo ha tutta una serie di conseguenze che hanno delle ricadute sulla tenuta stessa dell'Unione Europea, sul rapporto tra l'Unione Europea e i 27 Stati membri, tra cui l'Italia, che la formano, che la compongono, e soprattutto il rapporto tra gli organi dell'Unione Europea, dell'ordinamento dell'Unione Europea e quelli che sono i cittadini dell'Unione, che poi sono i cittadini dei 27 Stati membri. Ecco, il fatto che noi ci troviamo davanti a un unico organo eletto direttamente dal corpo elettorale e tutti gli altri sono espressione di stati, sono espressione poi dei rispettivi governi, preclude la possibilità di un controllo anche indiretto da parte dei cittadini. E questo, come potete capire, come possono capire gli amici che in questo momento ci stanno seguendo, porta a un abbassamento delle garanzie democratiche per un sistema invece che fa della tecnocrazia funzionale alla centralità dei mercati e dei mercati finanziari il punto principale della propria azione politica. Beh, direi una partenza con il botto. Tra l'altro, mi piace molto questa definizione che hai dato dell'Unione Europea. E per i nostri spettatori, facciamo un passo indietro e cerchiamo di comprendere le differenze anche che esistono per quanto riguarda l'ordinamento e le fonti del diritto tra l'Italia e l'Unione Europea. Perché noi sappiamo che in Italia la Costituzione è la fonte di legge principale, la legge massima, da cui poi discendono le leggi del Parlamento, poi insomma i regolamenti, eccetera, eccetera. Come si articola invece il sistema di fonti di produzione nell'ordinamento europeo? Sì, Massimo, allora prima bisogna fare una brevissima premessa. Innanzitutto l'ordinamento giuridico dell'Unione Europea è un ordinamento giuridico particolare, nel senso che l'Unione Europea, composta da 27 Stati membri, non è né una semplice organizzazione internazionale, come può essere l'ONU, come può essere l'Alleanza Atlantica del Nord, tanto per fare qualche esempio noto e conosciuto ai nostri telespettatori, ma è un ordinamento che presenta sì le caratteristiche delle organizzazioni internazionali, ma anche qualcosa di più. È un ordinamento, cioè, che nel tempo,
pensiamo alle varie tappe del percorso di integrazione europea degli anni 50 del secolo scorso, a oggi ha assunto una prospettiva sempre più federale, anche se non si è arrivati a uno Stato federale. Quindi possiamo dire che da un punto di vista della natura giuridica, e adesso vado subito alla questione delle fonti di produzione, l'Unione Europea è una sorta di ibrido, cioè è un ordinamento giuridico nuovo che non ha né le caratteristiche dello Stato federale, ma neppure le caratteristiche di una semplice organizzazione internazionale. Presenta cioè elementi dell'uno o dell'altro. Infatti qualcuno ha detto che il percorso di integrazione europea, che non è un percorso che si è concluso, è un percorso quindi in fieri, è un percorso ancora aperto che dovrebbe, qui in modo condizionale d'obbligo, sfociare a una vera e propria federazione, a un modello federale. Questo è ovviamente nell'intenzione dei filoeuropeisti, che io preferisco chiamare euroingenui, no? Cioè coloro che in qualche modo vedono nell'Unione Europea, nella moneta unica, insomma, nell'arrivare, nel pervenire a un modello federale, che comunque non c'è ancora, ci sono dei tratti di modello federale, ma non è ancora un modello completo, perché alcuni aspetti rimangono nella sovranità degli Stati membri. Ecco, il fatto di arrivare a questo modello significa poi arrivare, ma già lo stiamo vedendo, a una vera e propria morte dei popoli, a un vero e proprio obnubilamento delle identità, a un globalismo che porta a una uniformità, a una omologazione con tutte poi le conseguenze drammatiche che questo ha. Ecco, specificato proprio questa natura ibrida, questa natura mista dell'Unione Europea come ordinamento nuovo, questo lo ha detto anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel 1963 con una famosa sentenza, la sentenza Van Gendel-Loos, vediamo allora le fonti, come ogni ordinamento che si rispetti, anche l'Unione Europea ha un suo sistema di fonti. Al primo posto, al vertice, abbiamo i trattati, cioè oggi attualmente è il Trattato di Lisbona del 2007, però il Trattato di Lisbona è il risultato di un percorso che ha visto vari trattati che si sono susseguiti dagli anni 50 del secolo scorso, del Novecento, fino appunto al Trattato di Lisbona, che per l'Italia è entrato in vigore il 1 gennaio del 2009 e che è il trattato che oggi ci dice quali sono le competenze dell'Unione Europea, ripartisce le competenze tra Unione Europea e Stati membri, quali sono gli organi dell'Unione Europea, la loro composizione, la loro durata in carica, le loro funzioni, ed è proprio il trattato, che quindi è la fonte più importante, potremmo dire la carta d'identità dell'Unione Europea, un trattato che ha, non è una costituzione, perché l'Unione Europea non è uno Stato, quindi non si può parlare di costituzione, però si dice che in qualche modo ha un tono costituzionale. Quindi non è una costituzione, rimane un trattato internazionale, gli Stati continuano a essere i signori di quei trattati, però ha un tono costituzionale, proprio perché il trattato sancisce gli obiettivi, i principi, le competenze, le funzioni, insomma, svolge le funzioni che all'interno di uno Stato sono poste in essere da un testo costituzionale, da un testo fondamentale. Bene, è proprio il trattato di Lisbona che ci dice quali sono le fonti, quindi il trattato è la fonte più importante, ma poi il trattato prevede altre fonti che sono gerarchicamente subordinate, ci si trovano sotto il trattato e si distinguono in due grandi categorie. Da una parte abbiamo le fonti dell'Unione Europea non vincolanti, cioè vuol dire che non obbligano gli Stati membri, che ricordiamo sono 27, si tratta delle raccomandazioni, le raccomandazioni sono degli inviti che vengono fatti agli stati, ma rimangono inviti, quindi non sono giuridicamente obbligatori, e i pareri, per esempio per adottare certi atti dell'Unione Europea è richiesto un parere, parere che è obbligatorio, ma non è vincolante. In altri casi il parere può essere facoltativo, il parere esprime che cosa? Un punto di vista, no? Però nel parere, nella raccomandazione, pur svolgendo funzioni diverse, vincolano, obbligano gli stati membri. La raccomandazione invita gli stati a tenere un certo comportamento, il parere esprime un punto di vista. In alcuni casi il parere è obbligatorio, in altri casi è facoltativo. Quelle che ci interessano di più però sono le fonti del diritto dell'Unione Europea considerate vincolanti.
cioè quelle fonti che obbligano gli stati membri, i 27 stati membri. Ricordo che queste fonti, quelle non vincolanti e quelle vincolanti, si trovano sotto il trattato, cioè sono gerarchicamente inferiori al trattato, devono rispettare i contenuti del trattato e tecnicamente vengono chiamate fonti derivate, derivate appunto perché previste, perché stabilite dal trattato. Delle fonti non vincolanti abbiamo appena detto, delle fonti vincolanti sono tre, sono i regolamenti corrispondono a quella che è la legge negli ordinamenti. Ovviamente non si può utilizzare il termine legge proprio perché, ripeto, l'Unione Europea non è uno Stato e quindi si utilizza questo linguaggio abbastanza equivoco. Regolamenti che hanno una portata generale, cioè riguardano tutti i 27 Stati membri, senza esclusioni, e sono dotati del requisito della diretta applicabilità, cioè vengono applicati all'interno dei 27 Stati membri senza bisogno di una intermediazione. Cioè, viene adottato il regolamento dagli organi dell'Unione Europea, quel regolamento che riguarda tutti gli Stati è obbligatorio, quindi non c'è bisogno di un atto del singolo Stato che lo recepisca, che lo faccia proprio. E qual è il problema di questi regolamenti? Che questi regolamenti obbligatori per tutti gli Stati membri hanno portata generale, sono direttamente applicabili, prevalgono non solo sulle norme interne del singolo Stato, quindi ad esempio sulle nostre leggi statali o regionali, ma addirittura prevalgono sulle stesse norme costituzionali. Qui c'è stato un percorso, una evoluzione a livello giurisprudenziale, cioè tra corti. Tra la Corte Costituzionale italiana e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vedete che i popoli non sono presi in considerazione. Vedete che il primato del diritto dell'Unione Europea, cioè il fatto che il diritto dell'Unione Europea prevalga sul diritto dei singoli stati e addirittura sulle norme costituzionali, questo non riguarda solo l'Italia, ma riguarda anche tutti gli altri 26 stati, è avvenuto attraverso un dialogo tra corti. Non è avvenuto su una decisione del corpo elettorale europeo. Quindi si è giocato sopra le nostre teste. E quindi questi regolamenti, io parlo del caso italiano, ma vale anche per altri ordinamenti diversi da quello italiano, prevalgono, quindi godono del primato, prevalgono sulle norme interne, statali, regionali e addirittura anche sulle norme costituzionali. L'unico limite che hanno è rappresentato dai principi supremi dell'ordinamento. Sono dei principi supremi che si ricavano dalla Costituzione. Principio di eguaglianza, principio di laicità, principio le libertà fondamentali, principio lavoristico. Ecco, questi sono dei principi, si dice, che fungono da controlimiti. Cioè, qualora un regolamento dovesse violare questi principi, ecco, questo regolamento non può prevalere sui principi stessi, cioè i principi prevalgono sul regolamento. Però, se una norma costituzionale non esprime un principio supremo e c'è un contrasto con il regolamento, prevale il regolamento, non la norma costituzionale. Solo se la norma costituzionale esprime un principio supremo, quindi un elemento che caratterizza l'essenza, della democraticità di quell'ordinamento, allora in quel caso il regolamento non trova applicazione. Cioè la norma costituzionale che esprime il principio supremo fa da barriera, fa da controlimite. Però vedete che questo primato, che si è affermato negli anni 70 a livello di Corte di Giustizia dell'Unione Europea e poi negli anni 80 in Italia, con la famosa sentenza 170 del 1984 della Corte Costituzionale, chiamata sentenza Granital o la Pergola, ha portato a questo primato però senza che il corpo elettorale, senza che i popoli europei venissero interpellati. Dopo i regolamenti noi troviamo le direttive, anche le direttive hanno una portata generale, cioè vincolano in qualche modo tutti gli stati membri, però non sono dotate della diretta applicabilità. Mentre i regolamenti sono direttamente applicabili, le direttive non lo sono. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che c'è bisogno di un atto interno dello Stato italiano, dello Stato francese, dello Stato tedesco, dello Stato sloveno, per poterli recepire, cioè per recepire la direttiva, per renderla attuabile all'interno del singolo ordinamento. E infine,
tra le fonti derivate vincolanti, dopo i regolamenti e le direttive, abbiamo le decisioni. Le decisioni che non hanno una portata generale, ma viceversa hanno una portata particolare, cioè non riguardano tutti gli stati, ma possono riguardare solo alcuni stati oppure uno o due stati, cioè si applicano solo agli stati interessati, non a tutti. Ecco, le decisioni però sono dotate della diretta applicabilità, quindi hanno una portata particolare, generale come i regolamenti, poi per tutto il resto vale il discorso che abbiamo già utilizzato per i regolamenti dell'Unione Europea. Ovviamente, che cosa deve fare il giudice nazionale, il giudice italiano, il giudice francese, il giudice spagnolo, il giudice portoghese, il giudice tedesco? Qualora ci sia una antinomia, antinomia vuol dire contrasto tra una fonte interna e una fonte dell'Unione Europea, dovrà, poniamo una legge italiana che contrasta col regolamento dell'Unione Europea, dovrà non applicare la fonte interna. È come se venisse messa in stand-by, perché deve applicare invece la fonte dell'Unione Europea, in questo caso il regolamento, perché gode del primato, cioè della preminenza, della prevalenza sul diritto interno. Ovviamente, a conclusione del discorso che abbiamo fatto sulle fonti dell'Unione Europea, dobbiamo ricordare che il giudice nazionale, il giudice interno, quindi il giudice italiano, il giudice francese, il giudice tedesco, portoghese, spagnolo, insomma uno dei giudici dei 27 stati membri che compongono l'Unione Europea, qualora ravvisi una antinomia, antinomia vuol dire una discrasia, un contrasto tra un regolamento dell'Unione Europea e una fonte interna, una legge statale, una legge regionale, dovrà non applicare la fonte interna, perché bisogna garantire la preminenza, il primato, cioè la superiorità del diritto dell'Unione, in particolare della fonte regolamentare, sulle fonti interne. E tutto questo, lo avevo detto prima, lo ribadiamo per gli amici che ci seguono, è avvenuto a livello di rapporto, di dialogo tra corti. I popoli europei sono stati completamente esautorati. Una descrizione perfetta, Daniele, ma veniamo ora al cuore della puntata, cioè il confronto fra Unione Europea e Italia dal punto di vista economico. Secondo te, il modello economico dell'Unione Europea rispetta quello delineato dalla Costituzione italiana? Sì, Sonia, ti ringrazio per la domanda, una domanda molto, molto interessante. Però è negativa. La risposta è no, non lo rispecchia, perché se ricordate quello che abbiamo detto all'inizio della nostra chiacchierata, l'Unione Europea è un ordinamento tecnocratico, dove l'unico organo eletto a suffragio universale diretto per 5 anni è il Parlamento Europeo. Ed è un organo tecnocratico funzionale a delle esigenze di mercato, e in particolare del mercato finanziario. Capiamo benissimo che l'Unione Europea, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino, la dissoluzione dell'Unione Sovietica, con il Trattato di Maastricht, che è del 1992, che è entrato in vigore il 1 novembre del 1993, le date non sono casuali, ha cominciato a adottare, sia pure gradualmente, progressivamente, un modello di tipo neoliberista. I vincoli che l'Unione Europea, pensiamo ai parametri di Maastricht, ma pensiamo anche a tutti quei vincoli che sono stati creati successivamente per evitare la cosiddetta crisi dei debiti sovrani. Il fatto che ci siano dei condizionamenti sulle leggi di bilancio, è la Commissione, nel bel servizio che avete mandato in onda, è la Commissione che valuta il rispetto o meno di quei parametri, e poi i parlamenti nazionali intervengono nella discussione della legge stessa. Ecco, questi vincoli vanno a condizionare le scelte interne, le singole scelte statali. Questi vincoli sono funzionali a uno scopo ben preciso. Gli stati devono essere credibili sui mercati, e la credibilità degli stati sui mercati mette in secondo piano quello che è il loro compito più importante: realizzare
l'eguaglianza sostanziale, cioè adottare delle politiche economiche, sociali, che vadano a far venir meno tutti quegli ostacoli, ce lo ricordiamo l'articolo 3, comma secondo della Costituzione italiana, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e che precludono la effettiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica. Allora, mentre l'Unione Europea mette al centro il mercato, la Costituzione italiana mette al centro la persona. Capite che il focus della macchina fotografica, l'obiettivo è diverso e quindi di conseguenza le politiche saranno divergenti. L'Unione Europea ha sposato il neoliberismo, cioè la finanza detta essa stessa le proprie norme e si crea o comunque si modella delle istituzioni a proprio uso e consumo. E quindi gli stati non sono più delle entità esterne al mercato, che devono garantire il libero incontro tra domanda e offerta. Questo avveniva nel liberismo. No, pensiamo allo Stato, il guardiano notturno. Lo Stato che lasciava libero il mercato, però assicurava la giustizia, assicurava l'ordine pubblico. Oppure lo Stato sociale di diritto che lasciava libero il mercato, ma interveniva con delle misure correttive, quindi per evitare delle storture del sistema, cioè per realizzare quell'eguaglianza sostanziale che dicevamo prima. E adesso gli interventi dello Stato sono interstiziali, cioè sono marginali, sono assolutamente residuali, sono limitati, proprio perché la priorità fondamentale è la garanzia di credibilità, è lo spread, e qui a livello finanziario, a livello di mercato finanziario. E quindi lo Stato non è più un'entità esterna, ma diventa uno degli attori globali. E quindi, senza cambiare le costituzioni, questo è il dramma, noi stiamo passando dallo Stato sociale di diritto, dal welfare states, che è il modello della Costituzione italiana, allo Stato neoliberista, con tutte le conseguenze che questo ha comportato. Vogliamo vederlo nel mondo del lavoro? Nel mondo del lavoro, un tempo c'era il contratto a tempo indeterminato, c'era l'aspettativa del posto di lavoro. Adesso all'aspettativa si è sostituita la flessibilità. La flessibilità, non sempre, ma in molti casi, è diventata sinonimo di precarietà. Le riforme Biagi in Italia a partire dall'anno solare 2003, probabilmente i nostri amici se le ricordano. Ci rendiamo conto che oggi i governi nazionali, da un punto di vista delle loro politiche fiscali, non contano nulla? Cioè sono degli stati, ma sono condizionati dai vincoli esterni. L'attuale governo della Repubblica, guidato da Giorgia Meloni e sostenuto da una maggioranza parlamentare di centrodestra, che è in carica da più di un anno, perché non può incidere sul costo dei carburanti? Quando i carburanti avevano raggiunto quota quasi 2 euro. Non può incidere sull'IVA perché questo correva il rischio di sforare tutta una serie di parametri imposti dall'Unione Europea. E dall'altra parte potevi ridurre le accise, ma ridurre le accise significava comunque trovare dei soldi che poi la coperta è corta, tu non hai la sovranità monetaria, dovevi togliere da qualche altra parte. Non so se ce ne rendiamo conto, ma questi stati sono stati depauperati della loro sovranità e delle loro scelte, soprattutto in materia di politica fiscale, senza che la Costituzione scritta sia stata cambiata, sia stata modificata. La Costituzione è rimasta inalterata. Il modello di Stato sociale di diritto non è cambiato. Però il vincolo esterno, l'ordinamento dell'Unione Europea, è andato a fare che cosa? A disattivare quel modello di Stato sociale di diritto dall'interno. E quindi oggi le Costituzioni si trovano davanti a un sistema di fronte al quale non possono reagire. E quindi con esse stesse perdono di legittimazione, perdono di credibilità. Lo vediamo nell'economia, lo abbiamo visto con l'emergenza sanitaria, lo vediamo con il conflitto tra Repubblica di Ucraina e Federazione Russa. La Costituzione da guida è stata ridotta a mero argomento.
Ecco, Daniele, hai toccato un punto fondamentale perché abbiamo parlato di questo primato europeo che è stato imposto attraverso un dialogo tra le corti, quindi senza che il popolo sovrano si sia potuto esprimere. Un primato dell'ordinamento europeo che abbiamo detto non essere democratico e quindi adottante un modello economico lontano dai nostri principi costituzionali, una costituzione impotente, però. Cercando anche di essere propositivi, a questo punto io ti chiedo come si può uscire da questa situazione, visto che formalmente la Costituzione è rimasta tale, ma come giustamente hai detto tu, sostanzialmente è stata scavalcata. Ma io vedo due soluzioni. La prima è provare con dei veri e propri atti di disobbedienza civile interna. Lo ha fatto la Polonia, ad esempio. La Polonia, attraverso la sua Corte Costituzionale, ha rovesciato il principio del primato del diritto dell'Unione Europea sui diritti interni. L'ha proprio rovesciato, cioè il diritto nazionale prevale sul diritto dell'Unione Europea. Ovviamente questo ha dato adito all'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea e vedremo che cosa deciderà Lussemburgo, dove c'è la sede della Corte di Giustizia dell'Unione europea. La Polonia fino a questo momento è stato un caso isolato, ma però sai, se accanto alla Polonia ci fossero anche altri stati, soprattutto paesi fondatori delle allora comunità europee, la Polonia è entrata dopo, non è un paese fondatore. Probabilmente le cose cambierebbero, perché, ripeto, gli stati rimangono signori dei trattati. Cioè, anche se arrivi a una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ti condanna a seguito della procedura di infrazione, però da un punto di vista poi operativo, pratico, come fai a farla rispettare se non c'è un volontario adeguamento da parte, dello Stato stesso? Ecco, cominciamo ad adottare degli atti di disobbedienza, un po' sul modello polacco. Credo però che, soprattutto il nostro paese, l'Italia, non abbia una classe dirigente all'altezza. Noi abbiamo una classe dirigente, politicamente parlando, assolutamente mediocre. Mediocre che vuol dire che da una parte ha poche competenze, dall'altra parte non ha il coraggio, di andare oltre, di porre il vero problema che pone che ha il nostro paese, e cioè il vincolo esterno. Noi siamo un paese non più a sovranità limitata, ma a sovranità esautorata. Lo siamo sul piano della politica estera e lo siamo anche sul piano della politica interna. Avremo bisogno di una classe politica coraggiosa. E il fatto che l'ex presidente del Consiglio dei Ministri, il professor Mario Monti, abbia dichiarato alcuni giorni fa: per fortuna Giorgia Meloni non ha mantenuto le promesse elettorali. Ci spiega benissimo qual è stato l'indirizzo succube e prono di questo esecutivo. Non è un problema di destra o un problema di sinistra, è un problema di competenza, di capacità, di coraggio e di utilizzare la politica come arte non per il consenso fine a se stesso o per il mantenimento del potere, per restare a galla. Ma è l'arte della regalità, il bene dell'uomo in quanto uomo, e noi la lezione della politica come arte della regalità che ci viene dagli antichi, siamo Omero, Aristotele, noi l'abbiamo completamente dimenticata, abbiamo sposato un concetto moderno. Comunque questa potrebbe essere la prima soluzione. La seconda, ma che presuppone questo tipo di classe politica, e quindi bene fate voi come indipendenti, come Don Chisciotte, bene MMM Italia, a fare questo tipo di incontri, perché aiutano a maturare una coscienza critica. L'altro è, se matura questa coscienza, avviare la cosiddetta facoltà di recesso, cioè la possibilità che il trattato di Lisbona, l'articolo 50, consente, cioè di uscire dall'Unione Europea. È una procedura negoziata conformemente alle proprie norme costituzionali. Questo è l'unico modo per uscire anche dall'euro. Quindi uscendo dall'Unione Europea si esce dall'euro. Non c'è la possibilità per i paesi che hanno aderito all'euro, non tutti i paesi dell'Unione Europea hanno l'euro, no? Sono i paesi dell'eurozona, ma non c'è la possibilità di uscire dall'euro restando nell'Unione Europea. Ci sono i paesi che non hanno aderito perché hanno posto una riserva
nel momento in cui sono stati firmati i trattati e quindi non hanno l'euro, ma perché hanno posto una riserva. Mentre i paesi che l'hanno adottata non possono uscire dall'euro se non uscendo dall'Unione Europea. E questo richiede appunto l'attivazione, come ha fatto la Gran Bretagna nel giugno del 2016, dell'articolo 50. Si può celebrare un referendum, non è detto, l'articolo 50 non parla di referendum, dice che il recesso deve avvenire conformemente alle norme costituzionali interne. Anche qui c'è un vuoto, noi non abbiamo una norma costituzionale che ci dice come eventualmente uscire, come eventualmente esercitare la facoltà di recesso. Quindi certamente il referendum sarebbe la soluzione migliore perché gode di legittimità democratica e quindi si può sentire il punto di vista del corpo elettorale italiano. Teoricamente un governo forte, sostenuto da una maggioranza parlamentare forte, ovviamente non è e non sarà il caso dell'Italia, quindi credo che la via referendaria non possa essere che in qualche modo politicamente obbligata, potrebbe però anche notificare l'avvio della procedura di recesso, anche indipendentemente dal referendum, non è necessario celebrare il referendum. Però certamente, ripeto, per le ragioni che abbiamo detto prima, è la scelta probabilmente migliore. Abbiamo bisogno però di formare una coscienza critica in questo senso e quindi puntate come queste, lo spazio che voi state dando, l'impegno che voi state mettendo, credo che siano veramente boccate di ossigeno per un popolo come il nostro che ha proprio bisogno di cercare un senso ultimo delle cose, un bisogno di verità, un bisogno di andare al di fuori del politicamente corretto che è subito pronto a massacrare o a patologizzare il dissenso, quindi ben vengano davvero iniziative come queste. Daniele, grazie mille per quest'ottima spiegazione, penso che tu sia stato veramente molto chiaro e quindi il messaggio è arrivato sicuramente ai nostri spettatori. Grazie a voi di cuore, veramente. Grazie a te, lo scopo delle nostre puntate è infatti quello di risvegliare le persone e tu oggi ci hai veramente svelato i lati molto scuri di un sistema perverso di ingegneria giuridica che sta veramente finendo con l'umiliare gli italiani e il popolo. L'Unione Europea, ricordiamo, è una scelta fatta da pochi e non è un destino ineluttabile, cioè si può cambiare. Giusto, Daniele? Vedi, aveva ragione Bertrand Russell, no? Un grande filosofo inglese, quando diceva: temo che l'Europa, per quanto intelligente, sia sempre stata un paese di orrori. Grazie a voi per tutto. Benissimo. Ricordiamo che tutte le puntate sono visibili in differita anche sui canali YouTube e Rumble di comedonchisciotte.org. Un saluto a tutti i nostri spettatori, ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci. Arrivederci, grazie.